Un saluto da Dottor Palmas dall'Istituto Sviluppo e Ricerca Bocca e Bionica. Oggi ti mostro un caso di ringiovanimento grazie alla dentatura tutta su impianti di una bellissima paziente giovane che ha acquisito almeno 10-15 anni di vita grazie ai denti che gli abbiamo messo. E lo vedi dopo la sigla. Questo è un caso scioccante di ricostruttiva della bocca. Guarda le condizioni in cui era arrivata la paziente: viso scuro, bocca scura, dentatura grigia, storti, incisivi tutti incollati tra di loro a causa della parodontite che aveva fatto riassorbire le gengive. Vedi che attorno ai denti non c'è più gengiva, quella si è riassorbita a causa della piorrea. In più, i denti anteriori stavano prendendo un orientamento innaturale al sorriso. Vedi che la parodontite era in stadio terminale. Come tutti i pazienti che hanno una parodontite in stadio così avanzato, perdono tanto osso a livello mascellare superiore. Quello che dobbiamo fare è sfruttare il poco osso residuo nella premaxilla, la parte qui anteriore sotto al naso, e nelle zone posteriori andare a posizionare degli impianti in un osso ricostruito. Questo è il risultato. Abbiamo posizionato degli impianti ricostruendo anche i seni mascellari, degli altri nella parte inferiore senza dover ricostruire l'osso, ma abbiamo adottato, a causa della perdita di osso nelle zone posteriori, degli impianti corti. Sopra abbiamo proceduto ad aggiungere anche un impianto in più in una zona lì in alto a sinistra, dove pensavamo che nel tempo avrebbe potuto avere dei problemi la paziente. Questo è il risultato: sulla sinistra come arriva, questo sulla destra è come invece va via, con gli impianti dentali posizionati nella mascella superiore osso ricostruito. Abbiamo anche tagliato una parte di osso, regolarizzato l'osso, e il display del sorriso ora mostra dei denti in zirconio nella parte superiore, denti che sono completamente biomimetici e completamente ricostruiti col computer. Nella parte inferiore abbiamo accoppiato la dentatura premium, abbiamo posizionato un'arcata più rigida in zirconio nella parte sopra e un'arcata elastica morbida in composito nella parte inferiore. Match tra i due materiali ottenuto alla grande, vedete che i due materiali non si distinguono, e nella parte di sopra qua vedi che c'è lo zirconio, sotto invece c'è il composito. Prima, dopo, guarda quanto è ringiovanito il sorriso. Guarda qua quanto era giallo e scuro, guarda quanto è brillante, naturale, incisivi centrali dominanti, gli incisivi laterali un po' più piccoli, i canini lanceolati con un asse inclinato verso il centro, quindi convergente. Qua invece i canini erano convergenti verso l'esterno, era un sorriso un po' da streghetta qua. Qua invece è un sorriso femminile, un sorriso con gli incisivi belli dominanti, rettangolari come il viso della paziente. Ricordo che gli incisivi devono essere della stessa forma del viso della paziente, e questo è il prima e dopo, veramente un caso spettacolare. Se anche tu necessiti di ricostruire in questa maniera la bocca su impianti dentali, quello che posso dirti è che con le linee digitali è possibile andare a selezionare le forme dei pazienti, le forme dei denti da mettere ai pazienti prima ancora di andarli a creare in fisico. Quindi questo ci permette di avere un'ottima comunicazione con la paziente, fare prove e prove finché non arriviamo a un risultato accettabile. Un saluto qua dalla Moldavia.